Nuovi modelli di lavoro, smart working 3 più 2, meno lavoro più efficienza. Se ne parla moltissimo, ma quando arriva tutto questo? La riflessione sui modelli di lavoro del terzo millennio ha un prima e un dopo, con in mezzo un evento sconvolgente, la pandemia. Da quel momento si parla moltissimo di smart working, ma non solo, c'è anche chi invoca la settimana corta. Di cosa si tratta? Apriamo un nuovo file nel nostro dizionario della contemporaneità. L'idea è quella di accorciare la settimana lavorativa dai canonici 5 giorni a 4 giornate lavorative, avendo quindi poi 3 di fatto giornate da dedicare al tempo personale, di vita e tempo libero. Si può fare, è chiaro che c'è una perdita secca di orario di lavoro, ma l'idea è quella di recuperare, cioè recuperare produttività e quindi lavorare meno ma lavorare meglio. Avete capito bene, si parla di lavorare un giorno in meno a settimana. Un sogno irrealizzabile? In realtà anche in Italia si inizia a prendere in considerazione l'idea, per esempio nel settore bancario. In altri paesi c'è già chi ha fatto qualche esperimento in merito. In Spagna, ad esempio, 200 imprese hanno aderito ad un progetto pilota che prevede 32 ore di lavoro settimanali anziché 39, a stipendio invariato. E in Islanda sono ancora più avanti. Oggi l'86% degli islandesi ha un contratto che permette di negoziare con il proprio datore di lavoro la possibilità di lavorare 4 giorni su 7. Questo può farci pensare che verrà presto anche il turno dell'Italia? In realtà nel nostro paese in molti settori la proposta rimane un tabù. Ma vediamo insieme al prof quale cambiamento mentale servirebbe. La pandemia ha rivoluzionato il modello organizzativo del lavoro con lo smart working. Si è capito che il tempo non è più la dimensione fondamentale per valutare la prestazione. Certo, c'è molto da fare a livello culturale e soprattutto a livello di capacità manageriali per passare da una valutazione della performance puramente sul cartellino a una valutazione della performance sui risultati portati dai lavoratori. Insomma, è ancora presto per segnare in agenda weekend lunghi 3 giorni, ma forse ci stiamo per arrivare. Lavorare bene per lavorare felici?